Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori! Ho allenato i vari PG, sono tutti quanti a livello 20, quindi dovrei essere a posto almeno per tutto quanto il livello del castello. Mi sono fatto qualche giro senza andare però troppo avanti, ho solo rotto questa gabbia, e bisogna giocare a ce l'hai con Omori per prendere il pezzo di... Ah, per l'uomo appeso. Jay. Ok. Non male. Ho parlato con i vari PG, alcuni hanno interazioni carine, e poi c'è una torta di fragola che odora di spazzatura, e voglio dargli un morso per vedere dove mi porta. Ah! Confezione di gem, grande. Ad ogni modo, intendo proseguire, andare avanti e vedere cosa c'è da fare. Dovrei cucinare? In teoria, ma prima di andare a cucinare... Perché poi mi blocca dentro, sicuramente. Voglio vedere che succede se scendo qua sotto. Allora, questo non ci devo combattere. Ok, qui che succede? Ah, cavolo. Guardate quanto è grande questa folla. A questi ritmi non passeremo mai. Andiamo a cercare un'altra uscita. Magari la gente se ne andrà tra un po'. Ah, bene, quindi dobbiamo tornare più tardi, effettivamente. Niente, allora direi di controllare per di qua. Cosa c'è? Fiori. Qui? Niente. Oh! Attenzione! C'è Pluto! E se ne va così. Quindi non era una statua. Va bene. Faceva finta. Bellissimo. No, no, non va assolutamente bene. Che brutta figura. Mr. Bulborgan. Ehi tu, sì, parlo con te. Lo chiami cantare questo? Il fenicottero di plastica di mio cugino canterebbe meglio. E non credere che non riesca a vederti in ultima fila mentre ti addormenti durante il coro. Rimettetevi in sesto oppure Sweetheart ci butterà tutti nei sotterranei. Queste bulbotalpe sembra siano nei guai. Mi chiedo se possiamo aiutarle in qualche modo. Ehi ragazzi, mi serve una mano. Siamo degli aiutanti professionisti qui a vostro servizio. Che succede? Ah, sono arrivati i professionisti. Dobbiamo assolutamente preparare il coro prima dell'evento principale di Sweetheart, ma non c'è abbastanza tempo. Sai, noi bulbotalpe ci addormentiamo facilmente ascoltando la musica. E come potete immaginare, il coro continua ad addormentarsi. Non sembrate avere brutte intenzioni o essere maleducate, quindi mi affido a voi. Non abbiate paura, caro compagno Bulbotalpa. Io so esattamente di che cosa parli. Tu lo faresti? Grazie a Dio siamo salvi. Da quando il mio collaboratore Bulbugo è andato via, non so più che pesci prendere. Me ne occupo io, buon messere. Fidatevi di me. Sì, prima però una torta. È bello, odore di oceano, fighissimo. Dove ci porta allora questa? Qui non ci sono ancora stato. Quindi posti che ancora dovrò visitare a quanto pare. Perché comunque prima o poi Omori dovrà superare la paura di affogare, no? O almeno credo. Vediamo un po' sta anguria che cosa contiene. Patatine fritte buone. È solo che fa un rullante. Non è vero. E so dalla pesca. I succhi li uso pochissimo. Non è vero mai. Ma perché dice queste cose? Vabbè dai, fa ridere comunque. Ok. Mr. Bulborgan, signore, sono pronto. Grazie, grazie mille. Siamo in debito. Ok, ho capito.
Fighissimo, devo lanciare i pomodori a quelli che si addormentano. Sì, splendido lavoro! Con il vostro aiuto l'evento principale sarà sicuramente glorioso! As expected from professionals. Ma mi chiedo se possiamo fare di meglio. Vuoi riprovare? No. Mi ha dato l'achievement a posto. Vuol dire che è andata bene. Ottimo! Allora... Ah, questi che danzano, che carini! No, bellissimi! Che carini! Oddio, è un mago? Oddio! Ma no, non voglio affrontarlo! Mentre andando di qua, che cosa incontriamo? Ok, queste che danzano pure, fanno su e giù. Cos'è, un ristorante? Galleria Reale. Tofu in omaggio, ok. Chi è questo? Gatto Piramide. È valsa la pena viaggiare su quello strano treno per arrivare fin qui. Oddio, cos'è la corona volante? Cos'è? Ma che è sta roba? Oh! Salsa di soia! Ma dove? Brel. Perché si chiama Umbrello? Ma questo cos'è? Glutine. Oh mamma. Il ramen dentro la tazza del water è sempre. Sempre lì. Domon pensava che Domon capisse l'arte, ma in realtà no. Ok. Ah, ancora le lettere. Quante lettere ci sono qui? Va benissimo, eh? È bello perché almeno completiamo un po' dell'uomo appeso. Bene, bene. Oh. Ok, c'è una fossa qui. Vuoi andarci dentro? Sì. Oh. L'album di Basil. Ah, le foto. Ah, ma quella mancava. Me le fa vedere molto rapidamente. Che strano. No, qua non si capisce. Scusa un attimo, ma... Ok. È come se lui si fosse cancellato però dalle foto. Quindi queste sono foto che in realtà non abbiamo visto l'altra volta. Questa è la stanza di Basil allora. Ho capito. Interessante. Tra l'altro tutti i quadri con Sweetheart al centro dell'attenzione come protagonista. La creazione di Sweetheart. Guernichart, cosa? La nascita di Sweetheart. Sweetheart con l'orecchino di cuore. Sweetheart attraversa i fiumi della Delaware. De non so cosa ho letto. Delaware. Sweetheart che divora un burrito. L'altalena, la dolcezza del tempo. E poi il pomeriggio di Sweetheart. La notte di Sweetheart. Mona Sweetheart. L'urlo di Sweetheart. Grande. Un po' egocentrica sta Sweetheart, eh? Se solo questa corona riuscisse a capire come prenderla, principessa fantasma e confusa, si sarà sicuramente persa. Ah, ho capito. Tra l'altro ho trovato un sacco di vongole sfasciando questi vasi, che poi si riformano ogni volta. Sto parlando un po' con tutti per capire insomma che cosa succede, ma non mi danno informazioni importanti, quindi possiamo anche andare giù ora. Qua non c'è niente, ma di qua. Lì si può anche scendere, wow. La libreria? Biblioteca reale, ok. Potrebbe essere interessante. Una palla di cristallo, un'altra. Ah. Wow, che fila. Però mi fa comunque salire. Ah, qua, qua che succede? No, tutti che ripetono la stessa cosa. Sì. Tutti la stessa cosa ripetono.
e alcune cose sono bloccate, tipo lui blocca la strada, queste qua bloccano la strada per andare a mangiare la torta, per andare quindi in un altro posto. Qua la strada è bloccata, però qua mi fa salire e posso fare semplicemente così, per la perla. Qua c'è qualcos'altro pure, però niente. Invece qui bene, rosa, male tutto il resto. Ok. Lo spirito che infesta la tazzina, che idea originale, non credi? Questa idea non potrà mai copiarmela nessuno. Beh, non l'hanno copiata, ma forse l'hai copiata tu, Omoket. Parte gli scherzi. Vediamo, ah, qui c'è la torta invece. Posso andare a posto? Barbabietole, ok. Dove ci porta? Kong Island? No, no, che devo fare? Non c'è nulla qui per me. Parliamo un po', io ho un po' sto libro qua. Oh cielo! Non c'è proprio tempo per far entrare tutti questi rivitati sregolati. Tuttavia, questo gran numero di ospiti dimostra che non dobbiamo mai sottovalutare la popolarità della nostra cara Sweetheart. Ehi voi, servi delle brutte facce! L'imminente grande evento ha un severo codice di abbigliamento. È della massima importanza che il nostro pubblico sia vestito secondo le specifiche direttive di Sweetheart. Qui c'è una semplice tabella che persino una non bulbo talpa potrebbe capire. Rosa bene, tutto il resto male, ok. Chiedi gentilmente agli ospiti sregolati di seguirli e portarli da me. Sei in grado di seguire un compito così banale, vero? Allora, tu? Sì? No, forse tu dovresti andartene. Ah, ok, ah, certo, il nostro hero. Ho fatto il giro lungo, ma ok. Ora ho capito, bene. Ciao, bella. Salute, stimati ospiti. Siete pregati di seguirmi. La vostra presenza è urgentemente richiesta. Io? Dovranno fare un'eccezione. Mostrerò loro quanto posso essere utile. Ok. Sì. Ok, ho sempre la stessa solfa, va bene. La mia presenza è richiesta, certo che lo è. Chiunque non abbia colore rosa è pregato di seguirmi, in poche parole. Ah, tutte si chiamano rosa, ma quelle col punto interrogativo no. Certo, certo. Cavolo, ne sono tantissime, eh. Non so che cosa abbia pensato qui Omoket, ma ok. Quella vuole soltanto vedere suo figlio Sean! Bellissima cheat. Mi chiedo se anche le guardie debbano seguirmi, sapete? Ma lo proviamo subito sulla guardia, sotto. Anche voi avete il green per caso? Bellissime tutte quante le citazioni. Queste ce l'ha messe Omoket, queste hanno solo tradotte. Immagino, immagino. Perché alcune sono praticamente a livello mondiale, alcune cheat. Guarda che Konga che abbiamo. Aspetta, non è che devo andare ora col trenino Konga. Era Konga Island. Non è che devo andarci ora al trenino Konga, no? Eh sì, ci siamo tutti. Però alcuni un po' sovrapposti, certo, è impossibile non sovrapporli. Peccato, dico, magari si sblocca ora che abbiamo il trenino e tutte le bulbo talpe, invece no. Va bene, non fa niente, proseguiamo con la missione allora. Ecco qua. L'ho trovate? Ah no, ne manca una! Però almeno ti dice quante ne mancano. Ok, eccolo qui. Sbarazziamoci degli ospiti antirosa. Guardie, scortate queste bulbo talpe verso i sotterranei. E anche questa è fatta. Quegli ospiti antirosa non vedranno mai più la luce del giorno. Ora posso andare? Bene, sono levate le guardie. Libro, bene. Così se voglio leggere magari posso. Libro interessante, trovi sia molto interessante, immaginavo. E qui che troviamo? Libro di poesie, ah, non di barzellette, uffa, quello devo farlo io, mi sa.
leggendo tutte quante le barzellette che si trovano in giro per il mondo di gioco. Ok, quindi ora possiamo anche vedere qui sotto cosa c'è. Questo è un episodio esplorativo, amici miei. Ah, qui mi fa ricaricare, ok. C'è Sweetheart, cosa? Ah, una bambola. Spiacevolmente realistica. Beh, ascoltatemi. Guardiamoci il film con i nostri amici. Ho notato solo ora che c'è una persona lì che cammina. Ah, ok. Super corti, ok. Ci sta. Direi allora di andare a cucinare. Oh mio Dio, che succede? Sir Maximus II. Questo è figlio del primo. Io so chi siete. E non siete Bulbotalpe. Mi chiederete come faccio a saperlo. Vedete? Sono il figlio del mitico guerriero leggendario Sir Maximus! Avrete anche battuto mio padre, ma io sono più forte. Con il mio lignaggio impressionante e mio padre al mio fianco, vincerò! Senti, io non ho tempo per i tuoi drammi familiari, quindi... vediamo di farcela la svelta, eh. Bene. Anche io sono triste ora. Purtroppo è questa dura verità. Ah. Uno solo? Ma vediamo come va. Buono. Però questo qui è resistente, eh. Lo vedo tosto, lo vedo. No, non posso soccombere anch'io. Altrimenti la morte di mio padre sarà stata vana. Wow. Dovrei giocare però anche sulle emozioni degli altri, in modo da avere un vantaggio sulla tristezza di Sir Maximus. Oh santo cielo. L'attacco definitivo di suo padre. Ok. Ci sta. E dai però! Niente di rianimo. Tocca. Tocca rianimarli. Ah, però potevo fare l'attacco finale di Omori. Non importa. Ora li colpisco tutti quanti così con gli attacchi doppi. Padre, perdonami. Mi dispiace, ho fallito. Meno male. Wow, fortissimo, eh. Arrabbiatissimo e fortissimo. Proseguiamo, va. Beh, direi allora di andare a cucinare, quanto sarà complicato cucinare. Dai, non sarà troppo lunga. È lui che sta cucinando. Dio, scarafaggio. Quindi? Non dirò a nessuno, ogni scarafone è bello a mamma soia. Come funziona? Anguria, aiutami tu. Ok. No, devo andare a forza con Iro. Come devo fare? Ah, ok. Ho memorizzato la ricetta del capo chef direttamente nel cuore. Bene.
Non siete nervosi, fidatevi di me, so quello che faccio. Prima riscaldate il forno a 69 gradi. Che numero particolare. Ottimo lavoro. La prossima cosa da fare è mescolare due ingredienti principali in una ciotola. Fatina e palline da ping pong. Allora, vabbè, farina, sicuramente. Ma palline da ping pong, forse intendeva le uova. Per fare la torta ci vuole uova, dai, su. Per forza, fa la base di frolla, dai. Ok, sta andando bene, ok. Sale e formaggio. Ah, certo. Burro e zucchero. Eccolo qua. Certo, il sale, no. Lo zucchero ci vuole. Anche perché sale non c'è. Ora si cucina. Ultimo ma non meno importante, prendete le fragole e favole e tagliatele in tanti pezzettini. Vai. E poi si inforna sullo stampino, certo. C'est magnifique! Ora mischiate tutto e schiaffatelo dentro questo forno a microonde. Modo facile, facile. Allora, forno a microonde, non era forno. Mistura. Qua. Vediamo un po' che roba esce fuori. Ok, e schiaffiamolo qua dentro al forno. Vai. Hai cucinato una torta. Cosa diamine ci hai messo dentro? Fatto tutto? Ottimo lavoro, lo ammetto. Assaggiamo un po'. Che cos'è? Mio Dio, è volato via. Cioè, normalmente una torta normale in quella maniera... Ah, però era giusto. Volete che muoro? Non diludetemi. Ok, devo rifarlo. Però ho fatto un achievement sbagliato. 180 gradi, perfetto. Farina e quelle uova. Ma è quello che ho fatto prima. No, melma. Ma l'ho fatto prima, farina e uova. Quindi era giusto per farti fare l'achievement. Ma che diamine. Ok. Ora scommetto che esce bella, vero? Eccola, te pareva. Sembra deliziosa. Ed è così che si prepara una torta. Perfetto, questo basterà. Finalmente una torta di cui il nostro buon vecchio capo chef sarebbe orgoglioso. Possa il suo ricordo durare in eterno. Potete andare, servi, siete liberi. E ora ho una padella anche. Grande. Bene, bene, bene. Allora direi che per questo video è tutto, amici miei. Nel prossimo... non ho idea di cosa accadrà, ma penso che se ne saranno andate le bulbotalpe, quindi... Vedrò poi il da farsi. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!